Nella frazione odierna, partita da Belfort con arrivo a Chalon-sur-Saône, Giulio Ciccone è in giallo. È la prima volta nella storia che un abruzzese indossa quella prestigiosa maglia. Giulio, con la sua Trek, farà di tutto per mantenerla dagli attacchi del francese Alaphilippe, ma il giovane corridore di Brecciarola ha comunque firmato una pagina importante del libro delle imprese. Che fosse un predestinato si era capito già quel giorno a Sestola quando nel 2016 conquistò in maglia Bardiani il primo successo al Giro. Poi una serie di problemi fisici ne avevano limitato il rendimento fino al ritorno con il successo nello Utah. Il Giro dello scorso anno, corso da protagonista soprattutto a Campo Imperatore e il passaggio alla Trek, ovvero al mondo del World Tour. E il 2019 è l'anno della definitiva consacrazione. Trionfo nella tappa del Tour du Haut-Var davanti a Bardet-Pinot. Trionfo nella tappa di Ponte di Legno con il Mortirolo al giro, l'apoteosi della maglia azzurra nell'Arena di Verona e la ciliegina della maglia gialla al Tour. Ed è solo l'inizio. Bravo Giulio. Chapeau. L'Abruzzo intero fa il tifo per te.